Gentleman, dal grattacielo più alto di Milano, un'altra incredibile puntata di Hashtag Plastic is Fantastic. Oggi con noi Ginevra Colombo di Solid Pharma. Ciao Marco. Ciao Ginevra, come va? Bene, grazie. Goditi l'applauso del nostro pubblico. Sentiamo. Senti. Top! Sì, è un applauso top. Si stanno calmando adesso, finalmente. Ma non dovevate essere in due? Sì, qualcuno deve aver perso il volo. Oppure sta arrivando adesso, sta atterrando in questo momento. Eccoci per fortuna. Sento bussare, vediamo chi è alla porta. Oh, buongiorno! Top! Claudia Pancera, marketing manager di Solid Pharma, benvenuta. Buongiorno, grazie. Scusate, ma ho i solidi sfusi nella valigia, un peso incredibile. Ma appena atterrata con l'elicottero sul tetto del grattacielo, ovviamente. Sì, esatto. Tutto top, bene. Come uso dire spesso. Sì. Allora, come state? Va? Tutto bene. Aspetta, applauso, per favore, un applauso anche alla nostra Claudia Pancera. Top. Il pubblico è caldo questa sera, eh? Il pubblico è molto caldo. Dammi da qua, vicino. C'è il caldo pubblico? Molto caldo. Urla d'anfiteatro. Fantastico. Voi vi chiederete, e ce lo chiediamo anche noi, voi ve lo chiederete, ma chi siete voi? No, scherzo. Allora, Claudia Pancera e Ginevra Colombo, marketing manager e project manager appunto di Solid Pharma, una fiera che finalmente si svolge anche in Italia quest'anno. Esatto, è una bella novità, siamo venuti a presentarvela, sarà la prima fiera in Italia dedicata alla lavorazione dei materiali sfusi. Top, allora, perché la prima fiera in Italia, ma già la facevate all'estero. Bravissimo, noi nasciamo da un circuito europeo, la nostra fiera madre si svolge in Germania, a Dortmund, e poi ci troviamo anche in altri paesi d'Europa, che sono i Paesi Bassi, il Belgio e la Polonia. Quindi, e finalmente su richiesta in Italia. Quindi nasce in Germania e poi si espande in tutta Europa e adesso arriva in Italia. Bravissimo. Dato il successo, insomma. Sì, sì, abbiamo un bel network alle spalle che ci supporta e a questo punto ci ha portati ad arrivare qui. Oh, bene, fantastico. Di solito, quando le fiere tedesche arrivano in Italia, è successo assicurato. Assolutamente, perché poi noi ci mettiamo il nostro. Esatto. No, però voi siete italianissime. Sì. Quindi è questo mix tra Italienisch und Germania che è proprio spam esplosivo. Esplode, esatto, proprio solidi sfusi esplosione. Sì, sì. Esatto, e funziona. Sta funzionando? Sta funzionando, abbiamo ricevuto un'accoglienza veramente ottima e i presupposti sono buoni, siamo molto curiosi di vedere effettivamente lo svolgimento, però c'era richiesta e è stata fatta una buona analisi. Sì, sì. Quindi vediamo. Sì, la fiera sta andando benissimo, stiamo avendo veramente ottimi riscontri da parte di espositori, abbiamo veramente anche già grandi nomi e siamo molto contenti perché diciamo ci aspettavamo un po' più di difficoltà, invece è una fiera che si sta praticamente vendendo da sola proprio per la sua particolarità. E quindi siamo sì molto contenti. Come appunto diceva Ginevra, la fiera madre, diciamo la nostra gemella madre, è quella di Dortmund, che è la più forte anche per quanto riguarda proprio più vecchia, però è anche quella più solida, diciamo, in Germania. Adesso per la prima volta arriviamo appunto in Italia e quindi è un team completamente nuovo, una fiera proprio anche nuova in Italia e siamo molto contente. Quando sarà la fiera? 14-15 giugno 2023, quindi prima ci siamo, edizione. Tra esatto. Pochissimo. Perché avete scelto il polo fieristico di Parma? Prima di tutto per la posizione geografica, sì. Insomma, si trova in una regione in cui ci sono tanti di quei distretti industriali, tante di quelle piccole e medie aziende impegnate nella lavorazione delle materie, nella produzione, quindi sicuramente quella è stata una scelta azzeccata. E poi Fiere di Parma è un partner molto valido. Da quanto ho capito è una fiera che rappresenta l'intero processo di trasformazione da diversi punti di vista. È così? Allora, praticamente bisogna immaginarsi. I nostri espositori portano in mostra tecnologie e soluzioni per tutto il ciclo di trattamento e lavorazione dei materiali sfusi, dei materiali solidi sfusi. Bisogna immaginarsi un carico, ad esempio, di polimeri plastici che entra in una fabbrica di imballaggi, per esempio, e subisce tutto il processo di trasformazione. Quindi si va dal dosaggio all'analisi, alla miscelazione, l'estrusione, la movimentazione. E tutto questo lo troviamo da Solids.
Fantastico, sì. Quindi in un multisettore, diciamo, sì. Un cross di cose, energie, positività, sì. Esatto. Materiali, esatto. Tecnologie, insomma, oltre alla Plastic, queste Plastic sono fantastiche, però come sapete Tecnoedizione ha anche altre riviste, tra cui Tecnofood, immagino che toccherete anche il sì. Food Processing e altro. Assolutamente. Infatti, adesso arriviamo proprio anche al motivo per cui i visitatori verranno, non dovrebbero, ma verranno a trovarci, è proprio la, diciamo, peculiarità della fiera, in quanto rispetto alle fiere, diciamo, al panorama fieristico attuale in Italia, che comunque presenta delle fiere settoriali e quindi fiere settoriali che riguardano il recycling, che riguardano la plastica, che riguardano la ceramica, diciamo la peculiarità della Solids è proprio la sua trasversalità, cioè vale a dire che opera in diversi settori, in diversi materiali, e questo vuol dire che c'ha una multisettorialità e multimaterialità. Questo che cosa vuol dire? Che permette, offre un vantaggio al visitatore che viene appunto a trovarci alla Solids e va alla ricerca appunto di quelle soluzioni che trova sia all'interno di un macchinario che comunque non solo si rivolge ad un settore in particolare, ma in realtà può rivolgersi a più settori insieme, quindi un macchinario che è in grado di lavorare la plastica, ma che è in grado anche di lavorare il recycling, quindi magari lo sdrucciolato di legno, che invece è piuttosto che il vetro, piuttosto che il recycling, oppure anche per esempio per l'industria farmaceutica o cosmetica, anche diciamo le pasticche e quindi il trasporto di una pasticca in maniera tale che non venga sgretolata. E quindi tutto questo si trova all'interno proprio di Solids, quindi il visitatore trova una panoramica, diciamo, di aziende che può essere appunto vanno a soddisfarlo da diversi punti di vista. Questa è una delle sue peculiarità e quindi diciamo uno degli elementi proprio di identità della Solids. Un altro degli elementi di identità è caratterizzato proprio dal suo format, in quanto è un format compatto di 2 giorni rispetto a moltissime altre fiere che invece partono da 3-4 giorni fino ad arrivare addirittura a 8 giorni. Questa invece è la nostra Solids, è compatta, quindi in 2 giorni è tutto racchiuso, e questo naturalmente permette anche alle aziende di essere molto più efficienti e quindi a livello di business è perfetto. E soprattutto, diciamo, quello che noi vogliamo raggiungere con la Solids è di dare al visitatore, quindi all'azienda, la possibilità di vedere in un'unica fiera i principali players del settore. Quindi trovare in 2 giorni i principali players del settore e avere anche naturalmente quelle che sono le soluzioni e tecnologie a quelle che possono essere tutte le domande che hanno. Inoltre noi vogliamo anche dare delle, diciamo da un punto di vista proprio anche di panel e anche di tavole rotonde, dei contenuti attuali, i famosi trend, i famosi, diciamo, i temi hot che attualmente, diciamo, sono presenti, sono richiesti. Il megatrend del momento, esatto, insomma. Da diversi punti di vista, proprio perché Solids è trasversale, li vogliamo appunto toccare. Quindi attualmente noi, per esempio, Marco, stiamo organizzando 2 tavole rotonde molto grandi, una che si terrà il primo giorno. Insomma, non si annoieranno i nostri visitatori. Come? Non si annoieranno i visitatori, assolutamente, anzi, no. Assolutamente, in però 2 giorni, sì. Un'agenda proprio fitta. Quindi andranno dagli espositori tac e li troveranno, in più ci sarà anche la nostra tecnologia che è il Touch and Collect, che è anche molto particolare. E in più naturalmente ci saranno l'occasione. Aspetta, tramite... questa spiegacela meglio, Touch and Collect, what does it mean? Allora, il Touch and Collect è una tecnologia tipica proprio di Easy First, della nostra azienda, che praticamente offriamo sia al visitatore che all'espositore, vale a dire il visitatore che arriva in fiera avrà un suo badge elettronico. Questo badge elettronico praticamente dovrà essere semplicemente attaccato, appoggiato a un macchinario, una macchinetta che ogni espositore avrà, e permetterà lo scambio live di non soltanto informazioni come se fossero per esempio delle biglietti da visita, ma anche proprio scambi di informazione che l'espositore vorrà dare, quindi magari scambi sulle novità del prodotto, sulle certo. tecnologie. E quindi se magari in quel momento l'espositore sarà occupato a parlare con qualcun altro,
il visitatore comunque appoggerà il suo badge, scambierà i dati e l'espositore potrà contattarlo quando vorrà. Quindi mi sembra tutta una piattaforma, un hub molto smart, molto contemporaneo, esatto. Molto giovane, così. Veloce, easy, veloce. Smart, bellissima. E in più, per quanto riguarda, tornando al tema per esempio delle conferenze stampa, che per noi è un tema anche molto importante, perché vogliamo dare il valore aggiunto alla fiera e lo vogliamo dare sia nell'ottica dell'espositore ma soprattutto anche del visitatore che viene a trovarci. Attualmente noi stiamo organizzando dei panel e delle tavole rotonde molto particolari, diciamo, sono molto sentite a livello di mercato e soprattutto riscuoteranno, a nostro avviso, anche grande successo, perché avremo un panel dedicato all'industria 4.0 contestualizzato nell'industria di processo, quindi come supportare le aziende nel loro processo di innovazione tecnologica, e avremo anche belli speakers. E dall'altra parte il secondo giorno invece sarà dedicato più all'industria agraria. E proprio perché Solids è trasversale, quindi noi dobbiamo anche rivolgerci a più categorie merceologiche. Però non ci dobbiamo dimenticare di un fiore all'occhiello. Un fiore all'occhiello, appunto, una chicca che si chiama Search and Tech, quindi ricerca e tecnologia, è un forum molto particolare. E in questo modo però io darei la parola a Marco, perché lo stiamo organizzando proprio con Marco. Vabbè, in effetti l'ha svelato, voleva essere un segreto fino all'ultimo momento, fino a quando fosse stato possibile. Praticamente Tecnoedizioni e soprattutto la redazione di Tecnoplus sarà fortemente coinvolta, avremo un nostro spazio che si chiamerà Search and Tech, dove per due giorni ripeteremo una mostra convegno molto interessante su sostenibilità, riciclo, circular economy e tutti i megatrend del momento che toccano sia la plastica che anche il food processing. Quindi sicuramente un altro ottimo, incredibile motivo per venire a Solids Parma. Ricordiamolo che sarà il 14 e 15 giugno. Super top! Allora adesso ve lo chiedo giusto così tecnicamente, quasi una domanda marzulliana, ecco. Oh. Innanzitutto no, faccio il pre della domanda marzulliana, ma nei vostri sogni ma anche nella realtà, come stanno andando le preiscrizioni? Cioè com'è il movimento? Manca qualche mese e com'è il feeling? Allora, in realtà siamo quasi tutti esauriti. E quindi... Nel senso che siamo esauriti? Siamo anche esauriti. Cioè, no, sì. No, siamo esauriti. Esatto, vale per entrambi okay. I sensi del termine. Però sì, stiamo andando molto bene. Abbiamo occupato un padiglione di Fiere okay. di Parma, quindi vabbè, partiamo con delle dimensioni contenute. Un padiglione molto grosso, eh? A huge pavilion, exactly. E abbiamo già il 90%. Qual è il padiglione? Il padiglione è il numero 8. È il okay. padiglione 8 di Fiere di Parma e abbiamo 120 stand disponibili e siamo già al 90% di copertura delle adesioni. Quindi okay. per chi fosse ancora interessato, insomma, bisogna sbrigarsi. Ok, assolutamente, quindi non perdete questa occasione, segnatevelo sull'agenda, Fiere di Parma. Assoluto, arrivo alla domanda marzulliana, ecco, che è questa. Cioè, ma così emotivamente, al di là di tutte queste cose tecnologiche che abbiamo detto e che avete detto, per cui uno dice io vengo subito. Ma così, ma perché uno deve venire a Solids, al di là di questo? Cioè, perché? Beh, perché ci vogliamo porre come la nuova piattaforma che metterà in comunicazione gli esperti di questo settore, che al momento non è rappresentato nel nostro paese, e vogliamo che gli espositori portino tutte le innovazioni, le tecnologie, che comunque sono in continua nascita, perché il settore è velocissimo, perché i materiali continuano a cambiare. Parliamo proprio di plastica, è fondamentale oggi, ci continuano a essere degli sviluppi certo, in questo termine. Anche a livello normativo. Insomma. E di conseguenza anche il trattamento, lo smaltimento di questo materiale deve continuare ad aggiornarsi e vogliamo proprio che questa piattaforma diventi il principale. Perché è una fiera annuale, ci sarà anche... Sarà una fiera annuale, nel esatto. 2024. Sì, esatto. Ok, allora se uno vuole iscriversi cosa deve fare? Su che sito va? www.solids-parma.it solids-parma.it, ok, perfetto, io ringrazio allora Claudia Pancera, Marketing Manager, e Ginevra Colombo, Project Manager appunto di Solids Parma, e vi invito insieme a noi, a livello anche quasi scheramantico, a fare con me il nostro mitico, guardando lì in camera, Plastic is Fantastic Top!